Di nuovo ben trovati da Massimiliano Spiriticchio, al microfono Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. È l'ora delle notizie sociali. Si è conclusa la tappa romana di SMAU 2014. Nell'evento conclusivo organizzato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani sulle Città Intelligenti è stato consegnato il premio Smart City a Roma Capitale, alla ASL di Viterbo, all'Enea Smart Village e al Comune di Siracusa. Roma Capitale ha vinto per il suo impegno nel cercare misure di innovazione per lo sviluppo in chiave smart, cioè in chiave tecnologica della città. Tra questo, l'unificazione delle diverse reti Wi-Fi, le diverse reti che consentono di andare su internet, reti pubbliche. Il progetto VoIP sulla telefonia via internet, che consente di risparmiare parecchi soldi per chi lo utilizza. Poi c'è il progetto Tetra per la sicurezza, con una nuova rete di radiocomunicazione per la Polizia Municipale e la Protezione Civile di Roma Capitale. La ASL di Viterbo ha ricevuto il premio per il progetto realizzato in collaborazione con una nota azienda telefonica. Il progetto si chiama Rete Integrata Territorio, Ospedali ed Accreditati. Il servizio permette di prendere in carico un paziente integrando in un'unica rete organizzativa tutte le risorse sanitarie locali. Si tratta dunque di una vera e propria riorganizzazione totale del sistema di assistenza sanitaria per il cittadino, perché l'assistenza sanitaria viene gestita in maniera integrata tra i vari centri che se ne occupano. Una ricerca Eurixe appena pubblicata, che si intitola Cooperative, modello di innovazione sociale, cerca di ricostruire le principali caratteristiche delle cooperative nate negli ultimi anni, in particolare con attenzione ai settori in cui queste imprese operano. L'analisi ha interessato 16.164 cooperative. Di queste, 4.212 sono sociali, cioè cooperative che hanno una particolarità dal punto di vista sociale, spesso sono cooperative gestite da disabili, e sono cooperative costituite tra il 2005 e il 2011. Le regioni che hanno registrato un maggior numero di nuove cooperative costituite dal 2005 al 2011 sono la Lombardia con 2.376 imprese, il Lazio 2.338 e la Campania con 2.017. Queste regioni registrano anche il maggior numero di cooperative sociali. E le nuove cooperative sociali nate negli anni della crisi, cioè tra il 2008 e il 2011, operano soprattutto nei settori del welfare, quindi del sociale appunto, il 41,7%, degli altri servizi, il 19,3% e dell'istruzione, il 9,5%. La crisi economica quindi non sembra aver modificato i settori di specializzazione di questo tipo di cooperative. Buona anche la presenza delle cooperative sociali nel turismo, dove su 380 nuove cooperative, 72 sono sociali. Infine, un dato interessante arriva dal settore della comunicazione e gestione di informazioni. In questo settore le cooperative sociali sono il 10,2% del totale delle nuove cooperative, che sono 332. Tra le start-up, cioè le imprese che si stanno avviando innovative,
è prevista anche una specifica figura, quella della cosiddetta startup innovativa a vocazione sociale. I soggetti che usano proprio questo statuto sono tenuti ad operare esclusivamente nei settori di attività dell'impresa sociale, come prevede la legge. I dati delle Camere di Commercio non riportano il numero di startup innovative che hanno scelto la vocazione sociale. Non è quindi possibile per ora stabilire con certezza se davvero c'è un nuovo filone di imprenditoria sociale. Andiamo nel Lazio ora, dove è stata presentata una proposta di legge regionale per estendere il contributo del 20% agli autoveicoli adattati per disabili. Lo fa sapere l'ANGLAT, associazione che si batte per la tutela e la promozione del diritto alla mobilità. Il contributo, previsto dalla legge 104 per i titolari di patenti A, B e C speciali, sarebbe così ampliato agli allestimenti di vetture dedicate al trasporto di chi ha ridotta o impedita capacità di deambulazione, quindi di camminare. Il terzo settore italiano non si vuole perdere l'opportunità di partecipare all'Expo 2015 di Milano, che avrà per titolo Nutrire il pianeta, energie per la vita. Il Forum nazionale ha presentato un progetto comune con due concetti fondamentali, inclusione e cooperazione. Lo slogan è Energies to Change the World, cioè energie per cambiare il mondo. Lo scopo è quello di favorire l'incontro tra culture diverse, accrescere la conoscenza e incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini, specialmente dei più giovani, per garantire l'accoglienza e l'inclusione di tutti i soggetti sociali, a partire dai più svantaggiati, chiarisce l'organizzazione. Il padiglione espositivo del porto turistico Marina di Pescara ha ospitato domenica la 33esima edizione del premio Fedeltà al Lavoro e al Progresso Economico, un riconoscimento alle aziende, agli imprenditori e ai dipendenti della provincia di Pescara che si siano distinti nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato. E il presidente della Camera di Commercio pescarese, Daniele Becci, in apertura ha lanciato un messaggio di ottimismo per i giovani. La fiducia che caratterizza noi italiani, ha detto, continua ad essere il nostro motore di sviluppo. Nonostante il periodo di crisi e un livello di tassazione ormai insopportabile, ha aggiunto Becci, andiamo avanti e non perdiamo di vista il lavoro, inteso come una componente essenziale della nostra vita. '48 i premiati nell'occasione, tra le aziende storiche che hanno conseguito più di 50 anni di attività. E c'è stato anche un premio speciale per il 2014 consegnato a Enea Cetrullo, pittore e scultore. Quest'anno per la prima volta anche la consegna di due attestati di benemerenza che sono stati dati a due medici, Alessandro Della Sciucca e Arcadio Damiani. I due sono ricercatori ed hanno all'attivo diverse pubblicazioni anche sulle malattie rare. Siamo giunti al termine, dunque, da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, ma presente anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci.